Amici bellini miei eroi che vi siete collegati su questo video perché evidentemente avete ancora voglia di approfondire. Ci sono le parole di ADL, oltre agli screenshot, le pagelle che voglio fare perché non voglio farvi mancare un po' di analisi tattica, ma le parole di ADL ci servono per capire in che direzione andiamo nel futuro, perché pensare se torniamo sempre al passato, troppo non ne usciamo. Quindi cominciamo. Saranno giornate calde, quindi iscrivetevi al canale come ha fatto Mariano Alfano. Iscrivetevi al canale perché De Laurentiis ci ha promesso altri due acquisti tardivi, diciamolo subito, tardivi, perché tutti gli acquisti che sono stati fatti sono arrivati tardi, altrimenti ti potevano dare una mano in campo. E lasciate un like nella speranza che questa partita possa segnare un cambiamento di rotta per quello che è il finale di stagione che il Napoli deve fare con grande impegno. Cambiamento di rotta tattico, non di mentalità, perché la mentalità i ragazzi ce l'hanno messa ieri e voi siete al giorno dopo, quindi magari avete sbollito. Io sono ancora al giorno prima, perché registro in nottata. Però, avendo rivisto la partita, ho visto la voglia di buttare il cuore oltre l'ostacolo da parte di tutti. Poi qualcuno pecca di qualità, onestamente, e quindi lì ci puoi fare poco. Però l'analisi secondo me va fatta e spero di portarvi un punto di vista ancora diverso rispetto a quello che si è detto già ieri in reaction, si è detto anche in live. Dobbiamo andare avanti, non possiamo rimuginare sempre e con molta onestà andiamo a vedere cosa è successo. Ci spostiamo quindi negli screenshot. La prima cosa che mi faceva piacere, io così poi riguardo gli highlights, che sono di 15 minuti, gli highlights di solito della Serie A in Italia 3 minuti al massimo, gli highlights in America con Paramount Plus sono di 15 minuti, dove vedi molte più azioni che molto spesso finiscono nel dimenticato. Io poi, quando devo fare l'analisi, la partita me la riguardo praticamente per intero, e quindi poi ecco perché escono molti più screenshot. Però l'immagine che loro mettono in copertina è il tiro di Kvara, e questo la dice lunga, perché era un'opportunità per il Napoli di fare uno sgarro pesante. Difesa, e poi c'è stata un'occasione clamorosa dove stavolta Kvara non sbaglia, Kvara non tira centrale o non tira fuori, tira proprio bene, e purtroppo Sommer fa una grande parata. E la rivediamo anche da questa angolazione, c'è un box to box che fa Lobotka recuperando palla dietro al centrocampo, si fa mezzo campo in solitaria e cede la palla a Kvara, che fa un controllo ed è già pronto per il tiro. Tiro anche bellissimo, che si andava probabilmente ad infilare sul palo lungo. Sommer purtroppo ha proprio la parata decisiva, una ne deve fare e la fa anche bene. Dopodiché, visto che ieri in live mi incalzavate sulla responsabilità di Mario Rui sul gol di Lautaro, a me dispiace tantissimo, ma devo purtroppo sottolineare una giocata non di grande livello di Lindstrom ancora una volta. Lindstrom è qui, e c'è Pavard che controlla il pallone. Lindstrom gli va addosso con foga, e invece di temporeggiare un pochino, perché poi come vedete siamo tutti schierati alla fine, quindi la devi temporeggiare un attimo, invece gli va addosso, permettendo a Pavard un passaggio rasoterra per Sanchez, che si sta staccando dalla marcatura in questo momento di Mario Rui, che vedete qui. E poi Pavard non deve fare altro che continuare la corsa per chiedere il triangolo facile. Ed è lì che Lindstrom praticamente viene superato. Prova, accenna la rincorsa, ma poi si ferma anche. Lo vedete qui, praticamente già viene superato in velocità, e Pavard non è un grande velocista, ma già qui era stato superato Lindstrom in questa zona. E mentre Sanchez sta un po' temporeggiando, che faccio, vado io o aspetto la sovrapposizione, c'è Mario Rui che ovviamente deve tenere una posizione che è quella di temporeggiare come fa bene, pronto anche a cercare di assorbire la sovrapposizione di Pavard, ma non può andare direttamente perché altrimenti lasci Sanchez libero di crossare o di tirare. Quindi qui Lindstrom doveva sentire l'avversario e non permettergli di andare. Puoi fare un body check, ma non puoi permettere di andare così, e dopo si fermerà proprio. Purtroppo lo vedete qui dal body language, è uno che oramai la corsa
la sta frenando, dice oramai è andato. E quindi qua cerca di mettere una pezza Mario Rui, ma è giustamente, logicamente in ritardo. Le coppie si sono create più o meno in aria. C'è qualcuno che potrebbe dare delle responsabilità a Di Lorenzo per questa, perché era il più vicino a Lautaro. Però aveva anche Carlos Augusto vicino, quindi ne aveva due come al solito. E qua purtroppo devo segnalare un Gaetano un pochino solitario lì che non sta marcando nessuno e che effettivamente doveva anche lui continuare la corsa e aiutare e dare una mano più all'interno dell'area. E da quest'altra angolatura si vede ancora meglio. Si vede Lindstrom qui che oramai è in ritardo. Sanchez che è pronto a fare la giocata semplice. Le accoppiate ci sono, come vedete, ma purtroppo la giocata ci è fatale. Ora vi ho detto anche che Lindstrom, questo sembra un video contro Lindstrom, ma non lo è. Purtroppo il ragazzo lo dobbiamo aspettare l'anno prossimo, ragazzi. Sono molto molto serio quando vi dico no, non va giudicato e non va bocciato. Non dobbiamo dire 20 milioni, 25 milioni buttati. Va aspettato con un nuovo allenatore, con un sistema di gioco diverso e con una stagione che cominci in maniera diversa. Qua all'87esimo, qua ho detto in reaction, se Lindstrom fa questo gol, se ne cade il teatro. Pallone che finisce abbondantemente alto. Però mi sento anche di dire che invece di tirare da lì, devi fare il gol alla Quagliarella, il gol della domenica, il gol alla Mascara. Non posso fare a meno di vedere che Raspadori qui avrebbe avuto tanta libertà se Lindstrom avesse avuto la lucidità di fare questo passaggio qui. Raspadori se ne va dall'esterno, rientra, sarebbe stato tu per tu col portiere. Quindi purtroppo male. Male. Perché Mazzarri rinunciatario va bene, De Laurentiis non fa il mercato, va bene, però Lindstrom male, onestamente male. Maluccio, Caiuste, Lindstrom male, Mazzocchi, Maluccio. Questo poi è il mercato che ha fatto il Napoli. Nathan Benino, però l'abbiamo poi perso. È la realtà dei fatti che ti fa arrivare a questa sfida con l'Inter da sfavorito e ti costringe a fare un piano gara rinunciatario, dire io se non le prendo posso sperare nei calci di rigore. Questa è la situazione, è così che ci siamo arrivati a questa partita. Questa immagine pure parla da sola, è il capitano, è un po' il simbolo di giocatori un po' lasciati a loro stessi, onestamente, circondato da tutto l'interismo possibile e immaginabile. E c'è anche un'altra scena che secondo me è significativa, che è questa qui. L'abbraccio di Zanetti, figura di grande spicco, di grande rilievo, che capisce il momento e va a consolare il capitano. Perché Zanetti è un gran signore, questo è indubbio, e una figura del genere non può far male nel Napoli. Non aggiusta tutto una figura del genere, ma sicuro non può farti del male. Quindi, presidente, pensaci sul serio, perché anche il fatto che hai chiesto scusa, hai cercato, adesso noi aggiustiamo con il mercato, ma se poi in conferenza vai a parlare tu, vuol dire che non hai capito il problema di fondo, che è proprio essere l'uomo solo al comando. E invece no, vai a parlare tu, ancora una volta io, parlo io, non parla Mazzarri, parlo io ancora. Sempre questa voglia di stare davanti alle telecamere, di prendere il microfono e di dare soluzioni immaginarie a problemi reali. Lui è arrivato anche a dire io mi posso comprare un club in Arabia, un club in Inghilterra, un club in America, ma non me lo fanno fare. E quando mai non te lo fanno fare? Non ti puoi comprare il Bari. In teoria non puoi avere il Bari nella stessa lega, ma puoi tranquillamente avere i club nel resto del mondo come fa il City, perché lui dice al City glielo fanno fare e a me no. E perché? Vai tranquillo. Se hai i fondi puoi comprare, ma poi come le gestisci? Solo tu, 3-4 squadre. Quindi il problema è a monte. Siamo pronti a vedere tatticamente, insomma, un pochino quello che è successo. Diamo anche i voti che faranno discutere. Voi vi potete. Perché vorrei premiare i ragazzi per quello che hanno fatto. Quindi potrebbero uscire dei voti un po' gonfiati. Però non voglio fare quella cosa. Do 7,5 a tutti. Ho guardato un pochino di pagelle, di opinioni varie e sento un delirio collettivo. Anche da parte di punti di riferimento che per me sono dei grandi esperti di calcio. Sentire che ci sono grandi segnali, no, perché è il segnale di una squadra che
che parte sconfitta, che parte che si arrende, che non propone gioco e non mette in difficoltà mai l'Inter. E l'idea era semplicemente quella di limitare i danni. Il che, ripeto, per la partita singola va benissimo. E io ho detto anche bravo Mazzarri, mi piaceva l'idea di Mazzocchi a sinistra, però io l'avevo pensata in maniera leggermente diversa. L'avevo pensata con Østergaard già dentro, con Di Lorenzo a tutta fascia e non Zerbin, perché tra Di Lorenzo e Politano c'è un'intesa, mentre Zerbin e Politano si sono pestati i piedi alla grande. Ma poi abbiamo visto che Politano era un pochino più interno per cercare di dare una mano al centrocampo, dove Kajuste continua a dimostrare qualche limite e dove Lobotka è monumentale ma molto solo. Però lo vedremo nelle posizioni medie. Questi due insieme non ti danno superiorità numerica, ma si pestano i piedi. La mia idea era diversa, ma la mia idea preferita era: se puoi far giocare Zielinski, fai giocare Zielinski, gioca 4-3-3. Sapete perché? Perché se è vero che Mazzarri era soddisfatto di quanto il Napoli aveva fatto contro l'Inter, dove aveva preso comunque 3 palloni, se eri soddisfatto e dici no, quello è stato sfortuna, hai mandato Meluso a protestare contro gli arbitri, e allora tu dovevi giocartela un'altra volta così. Però non me la posso prendere interamente con Mazzarri, perché non so se Zielinski è a disposizione o se la società lo ha fatto fuori. Di conseguenza, vedete, all'epoca io dissi, non mi sembrava il caso di mandare Meluso a fare casino invece di far parlare l'allenatore. Facciamo parlare l'allenatore, voglio capire se certe cose si possono fare o se hai dei veti. E invece no, all'epoca parlò Meluso. Adesso che l'arbitraggio è effettivamente molto molto sconveniente per noi, parla a DL, ma parla in maniera molto morbida dell'arbitraggio, quasi non ne vuole parlare. E ascolteremo le parole, perché secondo me è importantissimo. Comunque, un primo tempo dove il Napoli non crea nulla. Comincia anche bene, perché l'approccio è buono. I primi 10 minuti il Napoli è soddisfacente. Dopodiché l'Inter cresce. L'Inter ti ha aspettato sotto palla, senza neanche pressa. Ha visto che c'era poca qualità da parte del Napoli, quindi la palla non arrivava ad essere pericolosa per loro. Aspetti che facciamo un errore e ti riparte in faccia. Dopodiché cresce. Prende fiducia, vede che il Napoli non è un pericolo. E cominciano le azioni. Tiro di Di Marco deviato, il tiro di Çalhanoğlu centrale, il tiro di Mkhitaryan alto, grave, perché c'era il fallo su Kvar, Lautaro di testa fuori, un'uscita di Gollini molto importante, e anche Thuram di testa fuori. Questo è il primo tempo. Dopodiché nel secondo tempo c'è una punizione di Politano, che purtroppo finisce alta, e il tiro di Kvara parato. Dopodiché, dopo un tiro velleitario di Thuram, viene espulso Simeone. Quindi lo dobbiamo togliere. Togli Simeone. A 60esimo, quindi resta con questa situazione a 5, così. E quando tu resti così, purtroppo, diventa un esercizio di difesa contro attacco, e prima o poi il gol te lo fanno, perché non stai parlando che sto facendo difesa contro attacco, uno in meno contro una squadretta. No, stai parlando con l'Inter, che segna la bellezza di 49 gol in 20 partite di campionato. Quindi il gol te lo fanno. Dopo un quarto d'ora, mi piace che Mazzarri prenda un po' di coraggio e metta almeno Raspadori al posto di Kajus, Mario Rui al posto di Mazzocchi. Ma non dimentichiamo una cosa, perché altrimenti sono impreciso: Østergaard al posto di Zerbin entra 2 minuti prima che venga espulso Simeone. Quindi Di Lorenzo non più braccetto, ma diventa tutta fascia, e Østergaard qui. Ma il tutta fascia senza la punta non lo può fare, perché non c'è nessun posto dove andare. Quindi entrano Gaetano al posto di Kvar, che finisce qua, e Lindstrom al posto di Politano, o viceversa, perché Lindstrom anda a sinistra, Lobotka Gaetano. E quindi ci troveremo con una situazione di un 5-3-1, con Raspadori che ovviamente deve rientrare per dare una mano. L'attack momentum è quello che vi dimostra che l'Inter meritava, perché il Napoli un pochino, vedete quei primi 10 minuti, dopodiché è tutto Inter, poi quel momento con Kvara e Politano, e poi è tutto Inter. Ovviamente con un uomo in più, ancora più facile. Vedete dalla posizione media questa sovrapposizione tra Zerbin e Politano, che non ha funzionato tanto, ed è un peccato, perché come posizione media sembra quasi un 4, sembra quasi una difesa a 4, e se tu qua invece di Politano ci avevi uno Zielinski, o se ci avevi un Samardzic, o se ci avevi un Gabri Veiga, o se ci avevi un Traoré già pronto, potevi giocartela tranquillamente. Zerbin, che da ala destra ti faceva tutta la fascia con sacrificio, ma ti serviva un centrocampista. Centrocampista che potesse accorciare, che potesse venire a scambiare con Lobotka, perché altrimenti è troppo rinunciataria la situazione, e si poteva giocare benissimo anche a 4. Quindi la speranza è: va bene, ci hai provato a farla a 3 a oltranza così, ti è andata male, adesso
torniamo a giocare a pallone. Lo vuoi fare con la difesa a 3? Benissimo. Ma ci deve essere il gioco del pallone. Ci devono essere scambi, ci devono essere movimenti senza palla, ci devono essere triangolazioni. Non possiamo metterci dietro e buttarla avanti a caso, perché neanche con Osimhen funzionerebbe. Credetemi, non funzionerebbe neanche con lo lasci da solo e nessuno accompagna. No, torniamo a giocare a pallone, che è l'unica soluzione per il futuro. Dobbiamo cominciare a giocare a pallone adesso per mettere le basi del Napoli dell'anno prossimo con un altro allenatore. Non facciamo disabituare i giocatori al gioco del calcio, perché altrimenti facciamo una brutta fine. Parecchio imprecisi oggi anche a livello di passaggi. Solo Lobotka arriva a sfiorare il 90%, poi vedete Politano solo il 55% dei passaggi riusciti, Zerbin solo il 69% dei passaggi riusciti. Bisogna scendere tanto per trovare anche Mazzocchi qui, 86% di passaggi riusciti, ma i duelli su 6 ne vince solo 2, quindi il voto complessivo è basso. Spiccano le prestazioni di Gollini, di Lorenzo, di Lobotka e di Juan Jesus, e poi così è così. Quindi mi arrivano i voti e adesso poi ascoltiamo ADL, che è cruciale. Io a Gollini voglio dare 7,5. Posso? Fa parate importanti e evita anche il peggio. Assolutamente incolpevole ovviamente sul gol. È un portiere che mi dà sicurezza. Sarà molto interessante vedere quando ritornerà dall'infortunio Meret se ci sarà di nuovo staffetta. Per me ha dimostrato sul campo di essere il portiere titolare del Napoli, senza alcun dubbio. 7,5. Di Lorenzo voto 6,5. Un po' impreciso nel primo tempo, e se vogliamo dare una mezza responsabilità sul gol, anche se lì lo scagiono abbastanza, però eroico il capitano, lasciato spesso solo a risolvere delle situazioni, quindi voto oltre la sufficienza, 6,5. Voglio dare 7 a Rachmani. Secondo me Rachmani con questo sistema di gioco ne guadagna, è lasciato meno solo e all'interno dell'area come ultimo baluardo per ben due volte ha messo in spaccata il piede e ha evitato praticamente dei tap-in facili dell'Inter. Secondo me ottima partita di Rachmani. 6,5 per Juan Jesus, perché anche lui si perde un pochino l'uomo sul gol di Lautaro, un uomo che però non sarà utile nell'azione. Ha tenuto abbastanza bene Thuram. 6,5 per Juan Jesus. Mazzocchi io gli devo dare 5,5, perché purtroppo gli manca qualità e lo volevo titolare a sinistra e Mazzarri me lo ha fatto, però purtroppo è sempre un giocatore che è arrivato alla sua età e darà il cuore, darà l'anima per la squadra, però a livello di qualità non è Zuniga. Capiamoci, non è Zuniga, è un giocatore che ha tanta quantità, tanta corsa, però col pallone tra i piedi lo vedo in grossa difficoltà. Lobotka 7,5, solo un faro nella notte, assolutamente lasciato solo a quello che può e lo fa anche bene in costruzione, in distruzione, in allungo, nei passaggi, negli assoli. Lobotka unico in questo centrocampo disastrato, perché do 5,5 ancora a Kajust, ancora una volta preso all'interno nella morsa delle posizioni non chiare. Poverino, perché si trova anche in una situazione dove lui pensava di venire in una squadra dove funziona tutto e invece non funziona niente. Cambiano gli allenatori intorno, cambiano i sistemi di gioco. Poverino, però 5,5. A Zerbin do 6, la partita volenterosa la fa, secondo me doveva fare un'altra partita, ma lì va chiesto a Mazzarri. Per me 6, anche lì manca un po' di qualità. Non è che adesso dopo la doppietta Zerbin diventa il salvatore della patria. Manca un po' di qualità, però c'è tanta voglia e tanta corsa. Politano 5,5. Si sperava, insomma, l'aria araba, no? Farsi vedere, invece no. O l'offerta non è mai esistita, o non aveva alcuna intenzione di accettarla, e quindi non è che abbia brillato le notti d'Oriente. Si è probabilmente più occupato di inseguire gli avversari. Sottolineiamo che il Napoli finisce con 5 km in meno rispetto all'Inter. Ed è strano, perché quando devi rincorrere gli avversari di solito finisci per correre di più. E invece no, fuffa, poca sostanza. A Simeone do 6, come un dannato si è battuto e ha lottato da solo. Purtroppo il voto scende perché l'ingenuità. Quando sei ammonito ingiustamente, perché la prima ammonizione è ridicola, devi avere quella freddezza di non intervenire, quella foga, la stessa foga che fregò Mazzocchi quando fu espulso. Un po' è stato fregato Simeone, perché a termine di regolamento il secondo giallo c'è. È tutto quello che non hai ammonito prima nel primo tempo nell'Inter che è grave, non quello di Simeone. E noterete dopo nelle parole di ADL che lui dice anche che forse il giocatore ammonito andava sostituito
Quindi se la prenda un po' con Simeone e se la prende un pochino con Mazzarri a DL, attenzione. A Kvaratskhelia 6,5 si inventa praticamente dal nulla l'unica occasione che finisce in copertina e che poteva regalarci un sogno incredibile. Avere un talento come Kvara e sprecarlo in un 5-4-1 tutto difensivo è un suicidio mai visto. Devi fare la squadra intorno a lui, devi trovare gli equilibri intorno a lui, ed è quello che fece Spalletti. Capisce immediatamente il talento dei ragazzi e organizza la squadra intorno a Kvara. È così che devi. Poi non voglio dare onestamente i voti a chi è entrato, perché si entra in un casino generale. Non voglio dare un voto basso all'Instro, a Mario Rui, povero Raspadori. Ostigard è entrato anche bene, è entrato tosto. Gaetano purtroppo maluccio anche lui. Ma questo siamo, in questo momento. I ragazzi hanno dato tutto e meritano un applauso generale, al di là delle prestazioni singole che noi dobbiamo analizzare, perché sennò bravi non fa niente. Bravi, però uscitene da questa situazione, perché diventa, per i tifosi diventa deprimente. Non so quanto sia deprimente per De Laurentiis, perché ascoltiamo, in conferenza ci va lui ed è già un errore. Poi voglio sempre sapere se è lui che decide che Mazzarri non deve parlare o se è Mazzarri che si rifiuta e ha detto io voglio parlare. E intanto, ancora una volta, non lo vediamo, non gli possiamo fare domande e dobbiamo ascoltare De Laurentiis. Che dice? No, io sono molto contento. Sono molto contento, sono entrato nello spogliatoio. Li ho ringraziati perché hanno dato molto, e perché gli avevo promesso un premio se avessimo vinto. Ho detto guardate, il premio ci sarà lo stesso, perché voi avete dimostrato questa sera di essere gruppo, di essere squadra. Mi dispiace per i tifosi, perché i tifosi quando si perde ovviamente esprimono tutto il loro rammarico, tutto il loro dolore. Ecco, vedete come deve aggiustare subito il tiro, perché lui parla, io sono contento. Oh, hai perso un trofeo, hai perso una finale. Non devi essere contento. Lui voleva mettere davanti a tutto il fatto del gran gesto, che dice io gli do lo stesso il premio, guardate come sono generoso, guardate come adesso mi dovete applaudire perché io da grande signore do comunque il premio dopo la sconfitta. Poi si rende conto e dice aspetta un attimo, mi dispiace per i tifosi, perché per lui vincere veramente non conta nulla. Lui il premio, eh sì, hai fatto 5 milioni per essere arrivato in finale in Arabia Saudita, dove non volevi andare, ma ti è piaciuto, perché adesso ne parlerà. Quindi aggiusta il tiro subito dopo, perché si rende conto e dice dispiace per i tifosi. E quindi chiaramente dà fastidio anche a me. Ah. Però io vedo un Napoli che pur in attesa che entrino tutte le nuove forze del mercato, perché noi abbiamo fatto venire qui due giocatori acquistati che però non hanno avuto il tempo ancora di integrarsi. Li dovevi prendere prima. Oddio, Traoré, anche se lo prendevi a inizio gennaio, non sarebbe stato pronto. Un Gonge, ti vuoi atteggiare che hai preso un Gonge? Lo devi prendere molto prima, lo devi prendere il 3 gennaio se li vuoi aggregare veramente. Ma Zocchi, che è l'unico che hai preso in tempo, è quello che è la qualità che è. Quindi non ti puoi atteggiare che hai fatto il mercato per risolvere la situazione. Non lo hai fatto. E di allenarsi nei modi dovuti. E altri due ne arriveranno. Quando? La Supercoppa è andata. Arriveranno pronti per giocare con la Lazio? Io posso immaginare che un annuncio può arrivare oggi. Oggi potrebbe arrivare il centrocampista. Arriva il centrocampista quando praticamente sta per ritornare anche Anguissa. Va bene, lo devi prendere, assolutamente. Anche perché poi questi acquisti probabilmente porteranno anche a delle cessioni. Perché se arriva il difensore, voglio capire che fine fa Ostigard. E ad oggi tu ti dovresti tenere Ostigard e aggiungere un difensore. Lo farà, staremo a vedere. Poi deve rientrare Oliveira. E poi devono tornare dalla Coppa d'Africa due giocatori importantissimi. Allora io dico, secondo me il Napoli sta trovando la strada giusta. Sta trovando la strada giusta e insomma l'Inter è prima in classifica. L'Inter è seconda in classifica in questo momento. Però che cosa intendi quando dici che il Napoli sta trovando la strada giusta? Il Napoli, disastroso in campionato, ha deciso di passare a un sistema di gioco di difesa e contropiede che con la Fiorentina ha funzionato, che la bella Mamoru Carman, e con l'Inter ha fallito. Quindi non direi che questa è la strada giusta. Se tu adesso prendi Mazzarri e gli dici bravo, stai facendo benissimo, secondo voi questa è la strada giusta per raggiungere il quarto posto? Io non credo
che questa sera noi nei confronti dell'Inter abbiamo sfigurato, perché mi è sembrata una squadra sempre forte ma un tantino imprecisa. È giusto, è vero. L'Inter è stata imprecisa. L'Inter fa molti tiri e non sempre becca la porta forte. Ma il fatto di essere imprecisa non è merito del Napoli, è demerito dell'Inter. Quindi voglio dire ai tifosi: state tranquilli, state sereni, state calmi, perché il Napoli sta tornando. Sta tornando. Vabbè. Presidente, buonasera. Apprezzabile che al momento non ha ancora parlato dell'arbitraggio. Ma vedi, io non parlo mai degli arbitri, perché dopo 19 anni non... che senso ha parlare degli arbitri? Cioè, quando tu ti batti e Tavecchio ci fa iniziare primi in Europa con il VAR. Ti fermo un attimo, presidente. Tu non parli mai degli arbitri, però hai mandato Meluso a lamentarti degli arbitri contro l'Inter. Adesso vuoi fare il signore, e lo sai perché lo vuoi fare? Perché hai avuto chissà quale tipo di dialogo con Rocchi, e adesso probabilmente hai una seria paura di non raggiungerlo il quarto posto e di non andarci in Champions, e quindi stai provando un approccio diverso, che io apprezzo anche, perché abbiamo visto che negli anni, tutte le volte che tu hai sbottato, e adesso dici che tu non parli mai degli arbitri, spesso hai sbottato nei confronti degli arbitri, o hai fatto sbottare per te, e gli arbitri ci hanno mazzolato di più. Di conseguenza non è questo il modo. Forse De Laurentiis si è reso conto che deve avere un approccio un po' più morbido nei confronti della classe arbitrale, per cercare di essere un pochino più rispettati, perché onestamente è sotto gli occhi di tutti che certe situazioni vanno contro di noi sistematicamente. E io questa sera mi sono intrattenuto con Rocchi a lungo, prima della partita, e abbiamo parlato proprio degli accorgimenti che bisognerebbe avere per modificare il VAR, e quindi togliere anche dalla graticola sempre presente gli arbitri. E quindi, voglio dire... Si è perso. Oramai si è perso in questa tangente per cercare, mentre difende gli arbitri, di attaccare Federazione e Lega, ma quando ci sono le riunioni partecipa e porta le tue proposte da visionario, quale tu dici di essere, invece di litigare, alzare la voce e andartene, cosa che succede sistematicamente. Quindi è giusto quello che dici, come al solito ci sono dei fondi di verità e di cose giuste. Bisogna introdurre il challenge, bisogna regolare il VAR con un protocollo un pochino più serio, è giustissimo, però devi fare nelle sedi opportune, senza attaccare la Lega, la Procura e la Federazione. Allora vuol dire che questo arbitraggio c'ha alla base una crisi di così utilizzazione, no? Com'è che in Inghilterra, dove anche quest'anno ci sono stati degli arbitraggi non eccezionali, però nel passato sembrava che invece tutto funzionasse al meglio. Poi sai, noi abbiamo un calcio, ahimè, che soffre e si è invecchiato, ma anche perché noi usiamo molto la tattica, cosa che in Inghilterra non esiste. Signor arbitro, in Inghilterra non esiste la tattica. E finiamola. In Inghilterra esiste la tattica. Guardate le due partite. Non dico di guardarti Guardiola e De Zerbi, ma guardati anche le partite dove c'è intensità. La tattica esiste. Ci sono idee di gioco che poi si basano su cose che noi non facciamo, cioè non facciamo difesa ad oltranza. Hanno una concezione del calcio più aperta, hanno la voglia di viversi la partita a viso aperto, e non troverai una squadra piccola che si difende sperando in un pareggio. Ma non dire che in Inghilterra non esiste la tattica, De Laurentiis. E non ci siamo. Quindi è molto più spettacolare di quanto non lo sia in Italia. Quindi gli arbitri hanno anche meno interruzioni da dover fare, lasciano molto più giocare. Gli arbitri hanno meno interruzioni quando non c'è tattica. E no, perché il gioco in Inghilterra è più fisico, e quindi ci dovrebbe essere meno tattico, ci dovrebbero essere più interventi degli arbitri, visto che ci sono più scontri fisici. E invece no, è una cultura calcistica diversa. Non ci siamo, c'è confusione. Tutti quanti i giocatori sono importanti, no? Se tu sei in emergenza devi essere anche prudente, e la prudenza va utilizzata. Se io poi mi espongo alla possibilità di un secondo cartellino, perché comunque è una partita dove ci stanno mettendo tutti quanti ardore, impegno, e quindi sai, poi sul campo ci può stare questo, diciamo, contatto di fisicità, però uno deve usare anche questa prudenza, no? Qual è il dispiacere? Che la Lega, che fa solo disastri, ha modificato quest'anno il discorso di portarsi dietro al campionato
le espulsioni e le varie ammonizioni. Vi rendete conto? Questa poi è la notizia più grande, che De Laurentiis è d'accordo con Guido. Cioè Guido ci riporta alla realtà della situazione calcistica del Napoli e dice sì, è chiaro che l'espulsione è severa, ma non dobbiamo soffermarci su questo. De Laurentiis se la prende con Simeone perché non è stato prudente e sposta il problema sulle ammonizioni che vengono poi portate in Serie A, che è un illogico assoluto. Quindi qua sono d'accordo con Guido, sono d'accordo con De Laurentiis, però della partita specifica non se ne frega proprio niente, nulla. Questo può dispiacere, magari bisognava un momentino prepartita metterlo sul tavolo, però tu sai, mi insegni che poi, cioè, tu prepartita dovevi mettere sul tavolo, dovevi dire ai ragazzi, sentite, questa è una cosa gravissima, dovevi dire attenzione alle ammonizioni e alle espulsioni perché poi dobbiamo fare la partita con la Lazio. Cioè questa finale interessava solamente a me, interessava forse a Mazzarri, interessava ai ragazzi che volevano salvare una stagione, alla società questa finale non interessava minimamente. Io posso considerare la Supercoppa qualcosa di meno importante, ma per un allenatore, per un giocatore, quando sta sul campo e gioca contro una squadra importante come l'Inter, che è prima in classifica, seconda, non gli puoi andare a dire, ragazzi, guardate che tanto è una specie di show, anche perché i tifosi si incazzano, no? E quindi i tifosi sono i primi da dover rispettare. Perché sono veramente i committenti di questo calcio che rimane protagonista della vita e centrale per tutti quanti noi. Prego, dottore. Si è incartato, ha aperto una parentesi e non l'ha chiusa mai. Quindi che dovevamo fare? Dovevamo dire a Simeone di non farsi espellere perché a te non te ne frega niente, ma ai tifosi sì, allora non glielo puoi dire. C'è su mio. No, io credo che l'episodio che ha cambiato la partita è che a un certo punto, quando tu arrivi al 90esimo e hai resistito, tenuto con grande, ripeto, ardore e rispetto per la maglia, poi può capitare di tutto, perché ammesso e non concesso che fossimo arrivati al 95esimo sul pari e poi tu avessi perso, diciamo, ai rigori, avevi sempre perso. Non è che cambiava qualche cosa. Tu mi vuoi far parlare dell'arbitraggio? Io non voglio parlare dell'arbitraggio, ma non voglio parlare dell'arbitraggio perché trovo che ormai è diventata una specie di guerra del carciofo, che sfogliamo foglia dopo foglia e poi il gambo va dove? È il delirio più assoluto, purtroppo, quando va a ruota libera non riesce a mettere un punto. Quello che rilevo è che De Laurentiis sta provando un approccio più morbido, non vuole recriminare sugli arbitri, vuole creare una sinergia e potrebbe anche funzionare, io mi auguro che possa funzionare, però cioè, mettiamocelo bene in testa, queste parole di ADL escludono Mourinho, escludono Conte, escludono quella gente che poi quando si gioca a pallone, escludono anche Mazzarri, che poi quando si gioca a pallone, se devono urlare contro l'arbitro, urla. Servirebbe, sapete chi? Spalletti. Ma purtroppo anche lì hai bruciato i punti. C'è una domanda in arabo che noi non possiamo ovviamente sentire, se la sentono solo loro e se la traducono solo loro. È una risposta di De Laurentiis che vi risparmio, dove lui fa i complimenti all'Arabia perché è stato impressionato da tutte le ricchezze, le cose che stanno facendo, utilizzando il calcio come uno specchietto per le loro, come uno spot, poi attrarre persone e far capire che l'Arabia è anche molto alto. E De Laurentiis è molto affascinato da questa cosa qua e in questo caso dirà che lui si può comprare anche una squadra. Ascoltiamo. Forse farei una squadra qui in Arabia. Sa, io, se mi fosse permesso di agire liberamente, ma in Italia, che è un paese democratico, siamo tutti invece schiavi e non siamo liberi. Allora, al Manchester City si permette di fare 40 più squadre, agli italiani no. Non è permesso. Non è permesso. Veda, io ho anche il Bari e nel giro di 3 anni dovrò venderlo se dovesse andare in A, ma anche se non dovesse andare in A. Quindi io farei una squadra negli Stati Uniti, farei una squadra in Inghilterra, farei una squadra, perché no, in Arabia. Però a me l'Arabia, perché penso che il calcio voi ve lo siate imposto per fare una bella vetrina espositiva di quello che state costruendo, per cui dopo il 2030... il calcio forse non farà più parte dei vostri desideri, perché ormai avrete fatto capire al mondo intero che siete una realtà potente
e che esiste. Ah, bene, bene, mica soltanto sempre che contento di quello che scrivete, ma mica perché scrivete male, ma perché delle volte dite delle cose che non veritiere. Va bene, presidente, le chiedo che segnale. No, va male, no, va bene. Può capitare a chiunque. Le chiedo che segnale dà il calcio italiano. Bisognerebbe cambiare la federazione, bisognerebbe cambiare molte cose in Italia. Bisognerebbe spiegare ai politici che le squadre di calcio non sono delle sperperatrici, non sono delle ingorde così idrovore che macinano denaro. Debiti. Purtroppo per una legge sbagliata fatta dalla Melandri e che nessuno sta ancora cambiando come si dovrebbe. Io, venendo dal mondo del cinema, so fare i conti. E quindi riesco a combinare i fattori della produzione avendo anche davanti a me il gol positivo del successo, che per me deve essere un successo da tutti i punti di vista. Del bilancio. Poi è chiaro che se io fossi soltanto un tifoso, cosa che purtroppo sono, dico purtroppo perché prima quando sono entrato di calcio non sapevo nulla. Adesso... Man mano io e la mia famiglia ci siamo appassionati. Io ho un nipote di 14 anni che gioca a calcio, che mi racconta, mi si mette dietro le orecchie e mi dice: fuori gioco, quello è sbagliato, adesso l'arbitro cosa fa? Mi fa la radiocronaca, no? Però ci piglia, è bravo, mi piace. Allora ormai ci siamo tutti quanti così un po' impossessati e siamo diventati tutti tifosi. Allora, quando tu diventi tifoso, però ogni tanto ti devi dare qualche schiaffo per svegliarti, perché altrimenti rischi di far fallire un bellissimo gioco che comunque deve rimanere sul piano dei numeri sempre in bilancio. Bene, bene. Grazie, arrivederci, se non vede l'ora di andarsene, Lombardo. Sottolineiamo che è cambiata la posizione di De Laurentiis con Calcio Napoli 24. Era una testata che lui apprezzava moltissimo, lo ricordo benissimo. Lui, domanda di Calcio Napoli 24. Ah, bravi, siete bravi, vi leggo spesso. È cambiato, adesso non gli piacciono più. Non devi essere tifoso e fai bene a tenere i bilanci in ordine, e questo te lo riconoscerò sempre. Devi essere presidente, non devi essere allenatore, non devi essere direttore sportivo, non devi essere scouting, capo dello scouting, e non devi essere preparatore atletico. Devi fare il presidente. Il presidente è quello che, quel giocatore è interessante, però non ce lo possiamo permettere, in attivo abbiamo questo bilancio, benissimo, con i debiti fatti con le banche, che poi li recupereremo con il fatturato che deve tu devi far crescere il fatturato. Come si fa a crescere il fatturato? Il fatturato si cresce con le vittorie, quindi andando avanti in Europa, e con il marketing e facendo crescere il brand, oppure con il player trading, cioè trovi i giocatori forti, li valorizzi e li rivendi e poi li sostituisci con un altro. Sotto questo punto di vista De Laurentiis è perfetto, non devi più parlare di calcio, devi lasciar fare ad altri il calcio sul campo, così poi si divertono anche i tifosi, altrimenti il giocattolo diverte solamente a te, dove tu ti ritrovi sempre con i conti a posto, perdi la Supercoppa e sei contento e non hai nessun problema, e tutte le tue preoccupazioni sono di litigare con la Lega, di litigare con la Federazione. Adesso che hai smesso di litigare con gli arbitri, stai cercando un approccio più morbido che speriamo porti qualche frutto, ma io continuo a dubitarne. Signori, questo video è uscito più lungo quasi della live, ma era necessario per capire dove il Napoli vuole andare. Aspettiamo gli acquisti tardivi che arriveranno perché ce li ha promessi, aspettiamo questo incontro che De Laurentiis dovrebbe fare privato al ristorante con giornalisti di sua fiducia che lui apprezza e che inviterà a cena, e aspettiamo di sapere che fine dobbiamo fare quando c'è una partita da fare con la Lazio, dove siamo ancora in grandissima emergenza, e cercheremo di capire se Mazzarri vuole finire la sua carriera, non lo so se avrà altre opportunità, ma se vuole finire la sua avventura al Napoli con le idee sue, che sono queste qua, al di là del modulo, sono queste qua, cioè difesa, poi magari, oppure se vogliamo ricominciare a far giocare un pochino a pallone questa squadra, che se non crei nemmeno i presupposti e aspetti che avvenga un miracolo, i punti per arrivare quarti o quinti
non li fai. A New York, Valerio Fluido è tutto. Se avete avuto la pazienza di guardare tutto il video sotto, lasciate l'emoticon della coppa che la alza l'Inter e non noi. Ma noi dobbiamo essere contenti perché il presidente darà lo stesso il premio in denaro ai giocatori. E allora vuol dire che è il miglior presidente possibile.